chiesa celebra la festa della Immacolata Concezione di Maria. Lo chiameremo il Santo Concepimento da parte di Gioacchino ed Anna, perché è questa coppia che riceve questo dono da parte di Dio di poter concepire Maria. E in questo senso il concepimento di Maria diventa quasi il compimento di un lungo itinerario, un itinerario di fede e di impegno, iniziato con Abramo e poi di generazione in generazione questo abbracciare quella promessa che Dio ha continuamente rinnovato al suo popolo, promessa di una terra, promessa di una discendenza. E adesso noi facciamo, credo, memoria di questo grande momento in cui questa coppia, questa santa coppia di Israele, Anna e Gioacchino, possono dare la vita a Maria. E la liturgia ci orienta subito a quello che Maria è per noi. La pagina del Vangelo ci parla non del concepimento di Anna e Gioacchino, ma adesso del concepimento di Maria. Perché la gioia di questa festa è proprio in questo sguardo meravigliato, stupito. Dio decide di abitare in mezzo a noi, di prendere dimora in mezzo a noi, di non vergognarsi di chiamarsi e di chiamarci fratelli. Questa è la meraviglia. E mi sembra bello, così come la liturgia ci aiuta un po' a comprendere questo mistero della nostra fede, ma è appunto non indifferente del nostro modo di accogliere Dio in mezzo a noi. La liturgia questa sera metteva a confronto la prima pagina della Bibbia, che è quella della Genesi, e adesso è allo stesso tempo questa pagina del Vangelo di Luca, dove l'angelo annunzia a Maria e nell'annunziare inizia il concepimento, perché quella parola è efficace. E il libro della Genesi ci parlava di Adamo ed Eva e del loro fallimento di cui Dio è preoccupato. Dopo che Adamo ed Eva hanno mangiato dell'albero e loro provano vergogna, Dio è in ricerca dell'uomo. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: Adamo, dove sei? Dov'è l'umanità? Dove ti sei infilato? In quali percorsi, in quali meandri? Che ne è del tuo modo di guardare la vita, del tuo modo di abitare questa terra? Perché il peccato di Adamo e di Eva è quello di pensarsi autosufficienti, capaci di badare a se stessi, di essere legge a se stesso, di poter governare, di poter dirigere le cose a modo loro. Ed è il fallimento. È il fallimento perché nel momento in cui si perde questo legame con il Signore, questo ascolto suo, è un ascolto che poi ci impegna in una risposta, in un modo poi di impostare la vita. Nel momento in cui si perde questa relazione, diventa poi difficile la nostra relazione. Tant'è vero che poi uno accusa l'altro, uno mette il piede sulla testa degli altri, poi inizia questa difficoltà, questo potremmo dire ci perdiamo, ci sbagliamo, ma ci sbagliamo nel nostro modo di essere umani. Dov'è l'uomo? Dov'è l'uomo in questa economia? Dov'è l'uomo lì dove un mafioso pensa di essere il padre eterno? E possiamo proseguire, io non mi voglio imbarcare in queste cose, ma di questo sì. La domanda è seria, non ieri, ma sempre.
che l'uomo. E la liturgia, di fronte a questo smarrimento dell'uomo, è anche interessante come Dio si preoccupa, Dio che poi si preoccupa addirittura di rivestire Adamo ed Eva perché sono nudi, allora fa per loro un vestito per loro, in modo che possano affrontare la vita senza smarrimenti, anche con imparando a fidarsi di Dio, a camminare, a ricercare. E la pagina del Vangelo poi ci pone di fronte invece l'altra proposta, che è Maria. Maria che di fronte all'angelo che le annunzia che Dio intende fare di lei la sua dimora, Maria reagisce con un primo momento che non è di mancanza di fede, ma è di chi sta chiedendo: ma Signore, cosa vuol dire per me tutto questo? Il turbamento di Maria e il suo interrogarsi è quello di poter comprendere il senso di questa irruzione di Dio. E credo che sia da sottolineare questo atteggiamento di Maria, perché aver fede non significa chiudere gli occhi. Aver fede e credere in Dio significa rendersi conto cosa vuol dire affidarsi a Lui e cosa comporta per loro, quali conseguenze ci sono. Credo che Dio non vuole della gente che rinuncia alla propria intelligenza e alla propria libertà, perché la cosa bella di Maria è che nel momento in cui l'angelo le risponde, le ridice come Dio intende portare avanti il suo progetto, Maria alla fine dice: ecco la serva del Signore, avvenga per me, desidero che questa parola trovi compimento in me. Ma Maria questo lo dice adesso al termine di quel cammino, l'interrogarsi, prima il turbamento, poi l'interrogarsi e poi ecco, e non tirarsi indietro. Ed è tutto il contrario di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva che si nascondono, Adamo ed Eva che credono di poter fare da soli, Maria che invece si pone davanti a Dio: eccoli, non mi tiro indietro. Questo accogliere la proposta di Dio e camminare adesso davanti a Lui, di fronte a Lui, ecco, anzi addirittura con Lui. Questo itinerario di Maria, chiudo, la seconda lettura, diceva Paolo, guardate che questo riguarda anche noi, perché anche noi siamo interpellati e anche per noi si pone questo cammino nuovo. Maria chiamata a diventare la dimora del Signore. Ebbene, in Cristo Gesù, anche noi, dice Paolo, anche voi, tutti noi, chiamati a diventare dimora di Dio. Noi iniziamo la messa ogni volta sentendo il sacerdote che dice: il Signore sia con voi. Il Signore è con noi. Il Signore è nel mezzo di questa assemblea. Lì, nel momento in cui ci raduniamo, e ci raduniamo nel nome del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Lui è in mezzo a noi. È come se noi lo partorissimo, come Maria. Siamo chiamati a generare Gesù anche noi, nella nostra vita, nella nostra società. Per questo Paolo ci dice: quello che è avvenuto a Maria tocca anche a noi. Non siamo esclusi da questo itinerario. Possa davvero il Signore poter trovare dimora nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra città, possa camminare con noi e noi poter essere sempre di più trasformati in Lui, poter diventare con Lui quel figlio e il Padre possa guardare e dire: io mi compiaccio di questo figlio, mi rassomiglia. E ogni volta io invito le persone la sera ad alzare lo sguardo e poter dire davanti al Signore: ti piace come ho risposto oggi? Assomiglio un pochettino al figlio o forse non sono stato un figlio? Ecco, credo che questo è il cammino che si pone davanti a noi e
detto forse ancora meglio.